Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Le missioni che riguardano la quest di Lady Masako sono attualmente in pausa, quindi andiamo avanti con quelle di Sensei Ishikawa. Sakai. Eccomi. Notizie di Tomoe? Hanno ucciso i viandanti sulle strade per Fonte Yoshi con le frecce. La gente non vuole più uscire o consegnare provviste. Sospettate c'entri lei? Pochi arcieri in punti strategici possono isolare una città. Una tattica di quando eravate un arciere del clan Nagao. Tomoe era una buona allieva. Anche troppo. Sembra il vostro alter ego. Lo sfrutteremo a nostro vantaggio. Il passato non passa mai. Vieni. Ti seguo, Sensei. Come pensate di trovare questi arcieri? Ragionando come Tomoe. Ne abbiamo frecce? Vogliamo tenere d'occhio Fonte e Yoshi. Dove posizioniamo gli arcieri? Allora, vediamo. Degli uomini possono bloccare la strada per la costa. Sì. La strada dietro la locanda. No, non offre riparo e la visuale è bloccata. Pochi arcieri devono coprire un'area più estesa possibile. Ok, allora magari vorrei là. Vorrei che ci fosse qualcuno a sorvegliare il ponte. Sì. Esattamente. Ci può stare. Controllerei la strada principale che conduce in città. Ormai la gente evita quella strada. Gli arcieri sarebbero sprecati. Va bene. Allora qualche arciere là? La strada sud è sopraelevata. Il posto perfetto per far piovere frecce. Tomoe concorderebbe. C'è speranza per te. Andiamo a caccia. Ma questa strada devo seguire? Cos'altro insegnaste a Tomoe? Le insegnai tutto. Anche come lasciaste il clan Nagao? Non è un segreto. Era ora di ritirarsi. Le sorgenti termali mi piacevano. Ma continuaste a insegnare? All'inizio no. Perché cambiaste idea? L'arco è la mia vita. Abbandonarlo era come morire. Io scelsi di vivere. Non rimpiangete la vita del guerriero. Il controllo dell'arco è il controllo di sé. Questa è l'unica vittoria degna di un samurai. Non conta altro. Foresta siamo delle vicini. Sorgenti celate. Viandanti innocenti, uccisi. Aiutiamo gli assassini a seguirli oltre il fiume Sanzu. Cercavate me? Attenzione che questi ci fanno la finta. Là. Bella. Tomoe non è stata qui. Vai avanti. Tutti quei morti innocenti. Tomoe ha rovinato tutto. Ha tradito la sua gente.
Ha tradito perché i mongoli le hanno offerto potere, oro, prestigio, cose che le erano negate. Tomoe sapeva di meritare un rango sociale superiore. Ora sei fin troppo gentile. Capisco come ragioni. Ma so anche essere spiattato quando serve. Deve essere punito. Anche tu semini il caos. Tra i nemici. Non solo. Un samurai deve essere parco con la violenza. Altrimenti il bagno di sangue non avrà fine. Ma bisogna sconfiggere il nemico. Così si pone fine alla violenza. Tomoe mi disse la stessa cosa. Mi stai paragonando a lei? C'è stato un massacro qui, cavolo. Però mi sto allontanando, ragazzi. Scusa, Sensei, ho sbagliato strada. Ok, là c'è della gente. Imboscata! Bella! Bisogna scovare altre serpi. Vieni. Come diventò vostra allieva, Tomoe? Si presentò al mio dojo con l'arco artigianale di suo padre e si rifiutò di andare via. Voi non la scacciaste? Ci provai, ma lei non faceva altro che centrare il bersaglio. Aveva un talento senza pari. Andiamo, no? Dovevano averla addestrata. Aveva una tecnica sbagliata. Sarebbe stata inutile in uno scontro vero. Ma non aveva paura di mancare. Non esitava mai. Uno spirito guerriero? No, da assassina. Me ne sono reso conto troppo tardi. Allora, mandate il migliore. Ecco il coraggioso che si fa avanti. Liscio. Che c'è ancora? Dov'è?
Dove sta ragazza? Mica lo vedo. Guardatelo lì. Aspetta che scendo. Aia. Sto qua. Sensei Ishikawa. Conosci il nome Ishikawa? Sì, io ho un messaggio. Parla. Sensei, tutta fonte Yoshi chiederà pietà. Come le vittime di Hironori. Silenzio! Beh, abbiamo ucciso un capo. Dobbiamo ucciderne altri 5 per sbloccare la forma del vento. Hironori Nagao morì per mano dei banditi. Decine di anni fa. Era considerato un grande arciere. Studiò con voi? No. Tomoe semina menzogne. Ma c'è un seme di verità. Vuole farci dubitare l'uno dell'altro. Solo noi possiamo impedire che Fonte Yoshi diventi un bagno di sangue. Allora resteremo uniti. Prepareremo le difese della città al mio dojo. Raggiungimi lì, pronto a combattere. Va bene. Amuleto della precisione, ok. È già disponibile? Sì. È già disponibile, ragazzi. Quindi ci andiamo subito. Perché il viaggio rapido non è disponibile in questo momento? Ah, forse perché doveva terminare l'animazione. Allora. Sensei? Ci sei? Sakai! La via dell'arco. Dobbiamo proteggere Fonte Yoshi da Tomoe prima che sia troppo tardi. Non capisco la sua ossessione per la città. Io nacqui lì. Colpendola dimostrerebbe il suo valore ai mongoli. E mi umilierebbe. Ma il terreno è a nostro favore. Due bravi arcieri possono resistere a lungo. Oppure la lasciamo ai mongoli. Tomoe ottiene una vittoria e abbassa la guardia. E poi colpiremo. Sacrificare Fonte Yoshi per Tomoe. Un sacrificio necessario. Tomoe approverebbe, Sensei. Sì, ma mi sembra un po' esagerato. Bene, Sakai. Lei attaccherà da nord. Concentriamo là le forze. Trovare punti elevati, piazzare frecce e... Ascolta, hai sentito? Una freccia, oh. Una morte. Ah, subito... là. Ce l'ha con me questo. Mi chiedevo dove fossero i nuovi amici di Tomoe.
Se avesse voluto ucciderci, avrebbe inviato altri uomini. Forse non voleva ucciderci, ma rallentarci. Fonte e Yoshi stanno attaccando. Per di qua. Se dovessi cadere, promettimi che darai la caccia a Tomoe. Lo prometto, Sensei. Sa che sei mio allievo. La tua morte distruggerà la mia eredità. La vostra via dell'arco sopravvivrà con me. Dove colpirà Tomoe? Dietro la... Ma dai, sta tranquillo. Ti proteggo io, Sensei. Se arriviamo prima dei mongoli, possiamo preparare le difese, ma non sarà facile. Non lo è mai. Voi due, venite qui. Che cosa c'è, signor? I mongoli puntano Fonte Yoshi. Radunatevi tutti alla locanda e non fatevi vedere. Li affronteremo noi. Sì, miei signori. Qui c'è una buona linea di tiro. Il nemico non potrà fiancheggiarci. C'è poco tempo. Cosa possiamo usare a nostro vantaggio? Abbiamo poca scelta. Sfrutteremo ciò che abbiamo. Allora, vediamo. Nidi di calabroni. Un ottimo diversivo. Erba secca. Attiriamoci i mongoli. Ti riforniremo con frecce infuocate. Quei barili potrebbero far male. Prendi le frecce infuocate ed evita di bruciarti o di colpirmi. Oh, frecce infuocate. Utilizza Black con l'arco corto. Incendia nemici, tessuti ed erba secca. Molto bene. Allora, non intralciatemi, Sensei. Preparati. Presto i mongoli saranno qui. Si stanno avvicinando. Bene, diamogli una dimostrazione della via dell'arco. Eccoli che scendono. Colpiscili! Una freccia, una morte, Sensei. Bella. Ho finito le frecce. Non male, Sakai. Posso continuare? Anche loro arrivano dalla strada. Cazzo, oh, penso io. Allora, è che ne possiamo portare veramente poche frecce, ragazzi, eh. Non si vede. Arriverà. Ne arrivano altri. Guidali oltre il fiume Sanzu. Muori, stronzo. Ai,
Aia. Oh, è questo? Merda. Bravissimo. Lui era l'ultimo. È finita. Per ora. Ah, eccola lì. Dove sta? Quella è Tomoe? Brucia il vessillo Nagao. Possiamo prenderla? Il tempo di arrivare lì e sarà già lontana. È una vigliacca. No, mi prende in giro. Sa che l'allievo che ho addestrato prima di lei era Hironori Nagao. Dicevate che non era vostro allievo. Sbaglio? Ero giovane, superbo, insensibile. Hironori seguì il mio esempio. Si ribellò per divenire capo del clan e perse. Ma prima massacrò gli uomini più forti di Lord Nagao. Allora Hironori non morì affrontando i banditi. È una storia inventata per proteggere i Nagao. Per me nessun riguardo. Come suo maestro non ero più degno di fiducia. Mi concessero la grazia di abbandonare il ruolo. Mi convinsi di dover preservare la via dell'arco. Ma in realtà sono un codardo che doveva abbandonarla tempo fa. Raccontaste tutto a Tomoe? Per spiegarle quanto fosse importante per me insegnare ancora. E come tutto il resto, lo usò contro di me. Non potrete mai redimere Hironori Nagao. E non cambierete Tomoe. Ma oggi avete salvato la gente di Fonte Iyoshi. Con il mio nuovo allievo. Aiutatemi al castello di Kaneda. Il mio arco è tuo. Ma c'è ancora Tomoe. Dobbiamo riuscire a trovarla. La troveremo, Sensei. Va bene. Poche esperienze. Amuleto de... l'immunità. Comunque abbiamo falco impicchiata, tinta per arco corto, ok. Abbiamo due punti tecnica. Volontà ferrea ti permette di evitare la sconfitta nonostante le ferite. Vai. Basta. Ora, l'altra missione che riguarda sempre Sensei non è disponibile. Però potremmo raggiungere questo luogo non ancora scoperto, ragazzi. E tutt'al più...
iniziamo a dirigerci in questa zona. Così ci avviciniamo un po' di più a questi obiettivi principali, perché i nostri obiettivi principali al momento sono quelli, per l'appunto, di trovare i capelli di paglia e trovare il fabbro affranto, che dovrebbe aiutarci a trovare suo fratello. Però voglio anche controllare questo punto di interesse, quindi andiamo qua. No, andiamo qua. Lord Sakai, io studiai poesia con vostro zio. Chi è questo? I mongoli hanno catturato Lord Shimura. Resisterà. È una persona forte e vigorosa, abile nel combattimento e nella poesia. Voi componete haiku, signore? La guerra non me ne dà il tempo. Proprio per quello bisogna trovare un momento. Gli haiku concentrano la mente. Per trovare pace. Esattamente. Di solito io scrivo in cima alla scogliera. Ci sono molti posti così. Se sapete dove guardare, troverete l'ispirazione in tutta Tsushima. Spero di trovare altri luoghi tranquilli, non scalfiti dalla guerra. Cercate gli uccelli. Vi guideranno loro. Cioè, che località mi ha sbloccato? Non lo so. Mappa aggiornata, aggiunta nuova località. Vabbè. Adesso chiamiamo il nostro cavallino e andiamo. Da questo là. No, merda. Quelli chi sono? Vabbè, lasciamoli stare. Allora, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ma perché ogni volta sbaglio tasto? Combattete! Vai, dai, questi facciamoli fuori, sti cazzo. Stavano torturando un innocente, oh. Andrà tutto bene. Le voci su voi e Lord. Fortuna che mi sono fermato. Sono felice che siate vivi. Vai. Cerca un posto sicuro. Pensavo di averlo. Avevo allestito un campo sul fiume che divide Azamo da Tsutsu. Poi arrivarono i mongoli e iniziarono a disboscare la zona. Preparavano armi d'assedio, credo. Troverò il loro campo e farò in modo che non le portino a termine. Mo il loro campo. Forse è questo, ragazzi. Sì. Ci andiamo. Ma
affrontatemi! Le mie gesta passeranno alla storia! Tu non mi spaventi! Manco tu, bello! Possiamo salire da qua? Ah, sorgente termale, zitti. Dai che ce la facciamo. Ma che troia. Grande. Cosa pensiamo? Cosa riflettiamo, ragazzi? Il mio codice Lady Masako. Il mio codice. La gente cerca nei samurai una guida che li protegga e agisca con onore. Non solo in battaglia. Io non posso dimenticarlo. Molto 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 bene. Ora però ci dirigiamo qui. Senza di te non ce l'avrei fatta. Ma siamo già arrivati. No, no, aspettate. Ah sì, ok, è qua. No, ho sbagliato. Cosa? No, ho lanciato una bombetta. Che è questa cosa? Questi portali tori conducono al santuario della roccia guaritrice dedicato a Okuninushi Kami della Medici. Vabbè, quindi... Ah, mi ha spawnato proprio all'ingresso di nuovo. Che cazzo. Dovremmo scendere in teoria o no? Thank you.
Dai. E dai, sì. Orca. Da, no. Ok. Saliamo. Ah, fatemi capire se... Si passa da qui. Da qui. Vai. Olè. Piano piano, ragazzi, piano piano ce la facciamo. Essere sincero, amuleto di Okuninushi. Non credo che sia questo il posto di cui ci ha parlato il tipo, eh? Perché questo è un santuario, ragazzi. Vabbè, comunque. Direi di trasferirci tipo... Ah, forse è questo, sì. Credo sia questo il posto. Direi di trasferirci tipo nel punto più vicino possibile. Tipo qua. E cominciamo a farci questa strada. Da qui potremo mettere
il segnalino e andiamo dritti per dritti fino al a questo accampamento, non so cosa sia esattamente, ma dovremmo incontrare qui i cappelli di paglia. Bravo, Nico. Ciao! Madonna, oh, lo stiamo massacrando quel povero cavallo. Vieni, vieni. Prefettura di Komatsu. Dai! Che sarebbe? Non lo so. Allora, la strada è giusta, no? Ci stiamo avvicinando abbastanza lentamente, ma la strada è giusta. Chi mi affronterà per primo? Samurai! Avanti il prossimo. Perso. Perso qua. Stiamo facendo il giro tondo. Ah, tornando a noi, per di qua. Sono qui! Ah, questi tengono un prigioniero. Ma sono dappertutto, cavolo.
나타 에릭델 찬스 꼬리! 오륙쇼! là. Bella. Ti libererò. Hai un posto dove andare? Credo di sì, mio signore. Ma i mongoli controllano l'incrocio sul fiume. Chiunque si metta in viaggio a nord di Azamo è in pericolo. Mi occuperò dei mongoli. Sarà questo? No, è questo, mi sa. Sì, ponte sul fiume, questo. Vabbè, ma mo' andare là, lo faremo, ragazzi, lo faremo. Mo' voglio raggiungere questo posto. E poi magari torniamo indietro, eccetera. Campo profughi. O perlomeno così possiamo, se ci spostiamo, possiamo poi tornare qui rapidamente. Le praterie di Kishi. Pare che i cappelli di paglia siano in zona. Ispeziona il carro in fiamme. Ok, ma ragazzi, io qua che c'è? Cesti vuoti fuori dalla casa qui vicino, c'è qualcuno che sembra profondamente sconvolto, devo scoprire perché. Ah, la casa che abbiamo appena passato, ok. Va bene, però ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui con questo episodio, perché altrimenti si fa veramente lunga. Poi al prossimo riprenderemo da qui e facciamo tutte queste cosettine che stiamo sbloccando, per esempio. Andremo a controllare la casa vuota, cominceremo a indagare sui capelli di paglia, così ci portiamo avanti anche con la missione principale e possibilmente liberiamo il ponte sul fiume e anche questo accampamento che i mongoli hanno preso, ragazzi. Va bene, c'è ancora parecchio da fare, ma ovviamente faremo tutto con calma, ragazzi, faremo tutto con calma. E voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.